Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo molto importante per noi dell'immissione in servizio dei primi taxi elettrici in Italia, elettrici 100%, va precisato, elettrici d'Italia. Sono 2 anni che abbiamo lanciato l'iniziativa dell'Unione Radio Taxi d'Italia Via Col Verde, abbiamo fatto tantissime ricerche, studi, abbiamo trovato anche intelligenti soluzioni alla inadeguatezza della rete di ricarica delle colonnine. Oggi siamo pronti e quindi già da oggi pomeriggio i primi clienti potranno avere il piacere di salire e di viaggiare su un taxi totalmente elettrico. Abbiamo scelto la Leaf perché è una vettura che si adatta benissimo al nostro lavoro, perché è molto capiente all'interno, comoda per 5 persone e ha un bagagliaio anche capiente per trasportare le valigie indispensabili, che sia così per essere taxi. E poi perché è una macchina vera che si guida benissimo, veramente con piacere, perché oltre ad essere confortevole, essendo elettrica, quindi assenza di rumore e di vibrazione, è anche piacevole da guidare perché la senti proprio solida, sicura, come forse più di una macchina normale. La frenata è stravolgente, proprio impressiona, frena più di una qualsiasi altra autovettura, quindi anche più sicurezza, quindi i costi per il tassista dovrebbero essere sicuramente, saranno inferiori per avere chilometri che svolgono tutti i giorni sulle strade in città, sicuramente meno dei carburanti tradizionali. E quindi, che dire, siamo contenti, siamo felici, e quella giornata di oggi non rappresenterà per noi un punto di arrivo ma un punto di partenza, perché superata la prima fase di test iniziali sicuramente esporteremo questo progetto gradualmente in tutte le più importanti città d'Italia, partendo da Firenze, Milano, sicuramente dovremo farlo anche prima dell'Expo 2020.